This is my reaction to Skam Italia season 3, episode 10. In the last episode, Eleonora told the girls about what happened between her and Andrea. Then she went to talk to him, and she pretty much said that you're gonna be fucked, pretty much his own sass, so. Then she told Eduardo about what happened, and he didn't really take it well, he kind of just walked off. It's not good. But yeah, let's go. That him? Probably not, but is it? Pronto? Ehi, che fai? That's fine. Niente, sto. Oh. No, è che in realtà non ho niente nel frigo. Non ti preoccupare, io sono diventata bravissima a fare il risotto. Guarda. No, è che in realtà non ho molta fame. Però il riso è pieno di carboidrati. Che ti danno un sacco di energia. E tu vorrai essere bellissima quando ti rimetterai con Edoardo, vero? Ma scusami, alla festa non c'era qualcuno che te lo può dire che cosa è successo? The girl that was awesome in bed. Ah no, ho preso la metro e ci ho messo un attimo. Bene, andiamo a prendere qualcosa, ti va? Però niente alcol stavolta, eh. Okay. Ormai. Sto scherzando. Io in realtà. Ti era addormentata fuori in veranda. Allora io ti ho preso e ti ho portata dentro. Okay, good. E quando siamo saliti su, tu hai visto la camera di Edoardo e hai iniziato a dire: ah, voglio dormire nel lettone di Edoardo, voglio dormire qui. E hai preso e ti sei tolto i vestiti da sola. Poi verso le 6 siamo venuti anche io e Andrea. E poi Andrea era così ubriaco che non avrebbe potuto fare niente. Quindi tra me e Andrea non. Se qualcuno avesse fatto sesso accanto a me, me ne sarei accorta, Yeah. no? Sì, Sì. sì. Ma che in realtà c'è anche un'altra cosa. Andrea mi ha fatto una foto mentre dormivo, nuda. Andrea. Sì, Andrea. Mi ha ricattata e io l'ho denunciata. Sì, scusa. Hai fatto bene. Andrea è un mio amico, gli voglio bene, però hai fatto bene, davvero. Guarda, non lo devi toccare, eh. Eh no, e se ti tocchi l'acqua ti viene qua. No, che dici? Tu? What are they talking Sì, about? me l'ha detto Fede, gli era successo con una sua ex. Io come l'ho presa la candida? Cosa l'hai Oh. attaccata all'uchino? No, Eva, non è successo niente con l'uchino, mi ha dato un passaggio a casa. Certo, ora si chiama passato a casa, vero? Ti giuro, non mi piace. Ele? Ele, guarda che c'è Edoardo a scuola, eh? Vado a dare Oh. lo spogliatoio. Vai! Hai sentito la mia nota vocale? You probably shouldn't. Ok, allora adesso ascolti me. Me l'ha detto Marta. Non è successo. Ti scrivo io. Do you mean it? Or are you just saying that so you can leave? I hope he texts back. No, quella della macchina era una cazzata, scusa. Cosa? Scusami. Ma che cazzo? Filippo, tu sei pazzo? Così mi fai prendere un colpo e penso che hai fatto un incidente. Oh. E dai, scusa, non lo faccio mai più. Scusa, No, mai cosa? più, mai più. Mai Ma più, dai. Mi no. devi aiutare a fare una cosa. Cosa? Da quando è che hai tutte queste premure per un essere umano che non sei tu? Questo mi ha stupito anche a me, devo dire. Però sai cos'è? Che l'altra sera eravamo a casa sua da tutto il giorno, a letto, senza mangiare, sempre 3 ore. Vabbè, Ok. E niente, insomma, praticamente a un certo punto ci viene fame, erano le 10:30, decidiamo di andare a mangiare un pezzetto di pizza. Ed era la prima volta che eravamo insieme, fuori casa, vestiti. Scendiamo, ci sediamo, lui mi guarda tutto carino, intimidito, e mi fa:
Era un sacco di tempo che volevo uscire con te. E io per un attimo tipo, ma quanto cazzo sono stupido? Un momento di lucidità, vedi? Ma ti giuro, era un sacco di tempo che anch'io gli volevo dire la stessa cosa. Where are you? At the flower store, apparently. Greenhouse close to ma you. Questa, mo? Guarda. Send me your location, I'll be there in a sec. Oh, that's good. Che c'è? Aspettami qui. Perché sei con gli altri? Stiamo andando al circeo, partiamo per il weekend. Mi dispiace per quello che ti ha fatto mio fratello. Yeah. E mi sono preoccupato solo del fatto che tu potevi essere andata a letto con lui e non di come ti sentivi tu. Quindi ti chiedo scusa. Possiamo spostare. Però questa cosa non può funzionare. Mi stai dicendo che è finito? Sì. Ma perché? Perché non ti sei fidata di me. E io ora non mi voglio fidare di te. You don't want to trust her, what are you talking about? But that means you still do. Adesso ho capito perché fai lo stronzo. E non mi permetterei mai di giudicarti. Veramente. Però è una scelta di merda. I won't judge, but you're making a shitty choice. Io e te dobbiamo stare insieme. Dimmelo anche tu che dobbiamo stare insieme. Oh, you can see insieme. He wants it, but he also is trying to fight back. Devo andare, mi dispiace, scusa. Come on. Eduardo! Dude, get out of the car! Che succede? Mi ha lasciata! Oh. No, he's gonna come back. Don't worry. Just give it a second. He'll be back. Right? There he is. There we go, okay. Down my reaction Skam Italia season 3, episode 10. Eleanor met up with I think Marie is her name. The girl that was also in bed with him. And Marie told her that nothing happened, don't worry. And Eleanor also told her that she got Andrea arrested. And Marie was like, yeah, no, you did the right thing. Then she tried to talk to Eduardo, but he said that he texted her later. Then he did text her later, and they met up and talked. And she said that they needed to be together. And was like pushing herself up against him. And, like, you could see him wanting it, but you can also see him, like, fighting back, too. So it was like a hard, yeah, I don't know what that motion was, but I did it anyway. And, yeah, it doesn't really make sense. But you know what I mean. Then Eduardo got in the car and drove away, and Eleanor started crying, and Filippo was there to comfort her. However, then he saw Eduardo was back, and he, like, turned her around. And then they hugged and kissed and reunited, and it was good. I'm glad. So, yeah. That's it.